Missione compiuta. Il Voltone si guadagna la promozione per la massima categoria regionale con un turno d'anticipo, sbancando meritatamente, senza se o ma, il parquet di Calderara. Il match è stato sempre in mano ai zoresi, che hanno immediatamente sprintato con uno Stignani versione extra lusso, 4-14 dopo 330 secondi con 9 punti del bomber. A parte uno sprazzo di cera, i padroni di casa faticavano enormemente in attacco e, nonostante il passaggio a zona 2-3, Calderara sprofondava a meno 15, 19-34. Una trippa di Baiocchi ed un canestro di Nannetti però risvegliavano la truppa di Berselli, che rientrava a meno 7, 27-34, ma uno sciagurato finale di tempo riportava le distanze sul meno 14, 27-41, con un Agnoletti sontuoso. Nella ripresa, 6 punti consecutivi di Lanzi ridavano fiato ai tifosi locali, 33-43, ma un missile dell'ex Gruppi di un contropiede di Zappoli valevano il massimo vantaggio esterno, 36-53. Finita? Assolutamente no, perché la Preven balbettava contro la zona subendo un break di 11-0, 47-53. Zappoli segnava 2 punti fondamentali, poi Piccolo optava per la zona, mentre Berselli, a sorpresa, tornava alla difesa individuale. Erano un gioco da 3 punti di Agnoletti ed una tripla di Stignani a chiudere i giochi, 51-61 al 37esimo, anche se la mazzata finale era un tecnico sanzionato a Lanzarini, con Calderara a meno 8 e palla in mano a 120 secondi dal gong.